bisogna dare ulteriori somme all'attuale concessionaria del Sistri, somme anche per l'anno 2015, quindi con una evidente e palese violazione di ogni norma di contabilità, la più elementare che noi possiamo conoscere e che possiamo rendere agli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 10. Insomma, abbiamo tutta una serie di congedi e di interventi che a tutto rispondono tranne che all'esigenza di prorogare alcuni termini